Nel magma dei nostri rapporti con l'arte, la lirica, arte antica, moderna, contemporanea, pur con il mutare dei tempi e dei luoghi, compone un disegno di alta suggestione. A Piacenza, il 15° concorso internazionale per giovani voci liriche Flaviano Labò, organizzato dalla Fondazione Teatri, dall'Associazione Amici della Lirica di Piacenza. 120 le iscrizioni provenienti da molti paesi, Armenia, Bulgaria, Canada, Nuova Zelanda, Cina, Corea. Concluse le fasi eliminatorie e la semifinale, il concerto dei 15 finalisti alla Sala dei Teatini di Piacenza. Il compito di selezionare è stato affidato a una prestigiosa giuria. Abbiamo fatto bene a scegliere questi perché sono la crema di quelli che si sono presentati al concorso. Direi che ci sono delle buone voci, tutti hanno cantato meglio del solito. Lei, che anche altrove in Austria eccetera dirige e guida contesti come questo, che ne dici del concorso Labò? Il concorso Labò è un concorso importante, io non sono onorato di far parte per la seconda volta, io ho anche il premio Flaviano Labò, perciò doppiamente. Devo dire che Piacenza poi è una città fantastica, mi piace molto, ho cantato quando cantavo 3 volte e perciò ci ritorno volentieri, il concorso, ripeto, è importante. Ciascun finalista sa offrire l'impulso più segreto della propria verità artistica. Gli spettatori trovano nella lirica l'identità inconfondibile dell'arte. Ripetuti applausi per tutti. Gran finale con premiazione. Sul podio Chiara Mogini, soprano di Assisi. Florentina Soare, mezzosoprano rumena. Premio Labò a Gu Wennenberg, Shanghai, Cina. Sono molto contenta per questo primo premio e secondo me è una grande esperienza e grande gloria. Erano molto bravi anche i tuoi colleghi? Sì, veramente, tutti bravissimi. Secondo me